Presidente Sebastiani parlava poco fa parole molto dure, innanzitutto nei confronti della modalità della contestazione. Ma sì, la contestazione, vedi Enrico, io ho sempre detto che la contestazione quando le cose vanno male ci sta ed è giusta, perché con chi se la devono prendere? Se la devono prendere con la società, col mister, con i giocatori, con tutti. Però poi la contestazione c'ha un limite, oggi secondo me il limite è stato superato, quindi siccome io non vivo di calcio, non me ne frega niente, perché ho il mio lavoro, per fortuna nella mia vita ho fatto tante belle cose, oltre a fare tante belle cose anche per il calcio a Pescara, quindi a fine anno io trarrò le mie conclusioni e se ci sarà qualcuno più bravo di me, ripeto, ribadisco che le porte sono spalancate, non aperte, ci vorrà qualcuno che ha perlomeno una firma che vale qualcosa, perché per iscriversi anche lì ci vuole questo. E poi io deciderò in tutta tranquillità senza nessun problema. Visto che sono di troppo, io mi sposto perché non ho problemi. Ha fatto capire che si sta stancando il Presidente Sebastiani. No, io mi sono stancato, non è che mi sto stancando, perché qui nessun dottore mi ha ordinato di rimanere nel Pescara. Probabilmente molta gente ha la memoria corta, perché se non c'era il sottoscritto insieme ai suoi soci, questa società avrebbe fatto la fine di tante altre società che oggi sono magari a giocare tra i dilettanti, però 5 anni, 2 promozioni in Serie A, una finale playoff, probabilmente qui ci si aspettava la Champions, e allora ben venga chi porterà il Pescara in Champions. Tra l'altro, Presidente, le viene criticato di essere, virgolette, socio con Massimo Oddo, che cosa succede? Sentivo... Eh sì, ho sentito pure questo, addirittura che abbiamo delle società insieme, quindi Oddo non va via perché ha delle società con me, cioè quello che succede a Pescara è qualcosa di ridicolo. Ad oggi è arrivata qualche offerta concreta con qualche firma vera per la società? Sì, è arrivata un'offerta di Topolino, ma non Topolino Maurizio, il mio amico, Topolino proprio Topolino. Ma dove stanno le offerte? L'ultima, Presidente, con quale spirito va affrontato questo finale di stagione? Con lo spirito che abbiamo messo nel primo tempo, con la voglia di non fare brutte figure, con la voglia di dimostrare che sei un giocatore capace di giocare in Serie A, perché non ne vale solo la figura che fa il Pescara in questo anno, ma l'ho detto anche ai ragazzi, ne vale anche la loro carriera futura, perché sono tutti giovani e se loro pensano di poter continuare a fare figure con quelle di oggi, penso che il Pescara resta, perché al di là di Sebastiani il Pescara resterà. I giocatori probabilmente faranno anche loro delle bruttissime figure e probabilmente saranno ridimensionati anche loro.